Buongiorno a tutti, scusate se mi vedete truccata nello stesso modo, ma solo adesso riesco a registrare più video, quindi... Allora, oggi voglio parlare di una box che mi è arrivata un paio di giorni fa, che è questa. Non è un lupo, è un cane, ve lo assicuro. È una box che mi è stata inviata da una donna vagabonda, con ansia che abbaia, che è una profumeria che si trova tra l'altro al Napoli, in una zona dove io lavoro ogni tanto. Allora, questo ha un sito dove vendono tutti i prodotti anche di alta profumeria. I prezzi sono anche abbastanza bassi rispetto alla profumeria in generale e vabbè, le spese di spedizione dipende dall'ordine che fate. E hanno un reparto di box dove potersi abbonare, le classiche box che vedete un po' online. Però ci sono, la cosa particolare che ho visto è che sono delle box a tema. Tipo, se siete amanti del bio, mettete box bio e vi esce la box bio. Oppure se vi state sposando, c'è la box wedding con tutte cose che vi possono essere d'aiuto. Oppure ci sono veramente tanti tipi di box. Io ne ho viste almeno una decina e i prezzi si aggirano circa dai 20-25 euro, anche meno in alcune box. E il contenuto comunque all'interno, almeno di questi prodotti, di questa box, ecco qua, quello che c'era, che mi è stata inviata, è anche maggiore a livello di prezzo. Quindi devo dire la verità, la cosa mi ha un po' sorpresa. Mi hanno fatto compilare una scheda con il tipo di pelle, gli occhi, cosa che comunque credo voi tutte potete fare nel momento in cui vi abbonate, in modo che loro vi inviano, cioè mettano all'interno delle box le creme per il vostro tipo di pelle e magari abbinamenti di colore per occhi, capelli e così via. Allora, all'interno di questa box mi è uscito un latte detergente struccante a risciacquo della Benecos, che è un'azienda bio, perché io molto probabilmente ho scritto che mi piacciono i prodotti bio all'interno di questa scheda, quindi mi hanno inserito questa. Una matita labbra di Estée Lauder che trovo meravigliosa, cioè solo questa sta sui 22 euro, è la Double Wear numero 01 Pink. Diciamo forse l'avrei preferita più vinaccia, però vabbè, rosa ci sta, vedete com'è. E c'è anche il pennellino per la sfumatura. Sempre labbra, è uscita all'interno questo rossetto che è un duo, che è della Hang Fleng, non la conosco come marca, diciamo che il pack non mi piace proprio, però da un lato è rosa e dall'altra parte è oro, vedete? Quindi io questo lo metto da parte per un futuro giveaway. Una matita occhi marrone della Bare Minerals, ragazzi, anche questa ha un prezzo alto. Ed è meravigliosa questa cosa, cioè è un eyeliner big and bright ed è la marrone. Qua. Una palette di ombretti che è Technique Electric Beauty 12 Eyeshadow, ha praticamente lo stesso identico pack delle Sleek, ecco, non mi esce il termine, cioè avete capito? Ed è questa qui, sono tutti colori metallici. Quindi spero di poterla provare presto. E poi un campioncino, cioè una maschera di queste black che io vi feci una recensione, non so se vi ricordate, che mi entusiasmò, però poi alla fine non l'ho fatta più perché ci voleva troppo tempo, ci vuole mezz'ora per farla asciugare. Però effettivamente vorrei farla proprio stasera perché ora mi strucco e la faccio. Poi questo smalto, che se non sbaglio questa è una marca importante, la Lottin.London c'è scritto dietro, che è questo qui brillantinato, che anche questo vorrei metterlo perché mi sembra anche coprente, non solo trasparente, però mo vediamo un attimino il First Kiss. E basta, insomma, un bel po' di cose, devo dire che questa box ci è piaciuta molto. E niente, io spero che questo video, anche se super flash, vi sia stato d'aiuto, sia stato carino, che anche il semplice fatto che mi abbiate visto vi faccia piacere. E niente, vi do un grosso bacio, appena proverò questi prodotti, comunque spero di parlarvene quanto prima, perché comunque ho tante cose da testare che ho in un angolo e piano piano faccio il riciclo, perché ovviamente non è che apro un fondotinta e poi ne apro un altro, cerco anche di terminare le cose, no? Niente, vi do un bacione e ci vediamo al prossimo video.